e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Arthur Schnitzer, datato 1918, dal 30 marzo è disponibile nelle sale italiane il nuovo film di Gabriele Salvatores, che torna al cinema dopo praticamente 2 anni e mezzo da Comedians, l'ultimo film che avevo assolutamente apprezzato. Trovate la mia recensione, se vi va, sul canale, nella playlist Recensioni Film, come sempre. Torna tra l'altro mezzo cast di Comedians, perché Natalino Balasso, Ale Franz, Marco Bonadei, tanti attori ritornano, ma soprattutto torna il grande regista italiano premio Oscar nelle sale italiane con Il ritorno di Casanova, interpretato da Tony Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, vi ho citato qualche attore che torna appunto dal suo precedente viaggio artistico, Antonio Catania, davvero un bel cast per questo ritorno del grande regista italiano. Di cosa parla Il ritorno di Casanova? Leo Bernardi, interpretato da Tony Servillo, è un regista molto affermato, apprezzato, maturo, sulla sessantina, che sta vivendo una profonda crisi esistenziale, di cui chiaramente risente non soltanto la sua vita personale, ma anche quella professionale. Difatti lui ha appena terminato di girare un film dal titolo Il ritorno di Casanova, incentrato sulla vita del famosissimo Giacomo Casanova, ambientato quindi nella Venezia del 1700. Nel film che Leo Bernardi sta girando, l'attore che interpreta Casanova è il nostro Fabrizio Bentivoglio, e la post-produzione di questo film però non sta andando nel migliore dei modi. Il produttore, interpretato da Antonio Catania, è su tutte le furie. Il povero montatore, interpretato invece da Natalino Balasso, a stento riesce a sopportare l'atteggiamento così menefreghista, non curante da parte di Leo Bernardi, che sembra quasi seccato di dover supervisionare, di dover controllare, di dover esprimere la propria opinione per quanto riguarda il montaggio, la rifinitura e gli ultimi dettagli di questo suo film, che tra l'altro dovrà poi andare in concorso a Venezia e si scontrerà con il film invece di un giovane regista, la sua seconda opera cinematografica, che definisce maestro Leo Bernardi. Potrebbe veramente ricordarci tanti grandi registi italiani, lo stesso Salvatores, chissà che non ci sia qualcosa anche di autobiografico, ma diciamo che Leo Bernardi, questo giovane regista rampante, che ha quella giovinezza che lui ormai ha perso e quindi anche quel futuro, quell'avvenire che lui ha già vissuto, non lo vede di buon occhio. Forse lo fa sentire vecchio, forse lo fa sentire un po' ormai fuori moda, e contribuisce quindi a questo suo malessere. Dunque un film metacinematografico, perché Gabriele Salvatores ci racconta la storia di questo regista tormentato che sta per andare a Venezia con un film su Casanova. Intanto, a mio avviso geniale la scelta di optare per il bianco e nero per quanto riguarda le scene della contemporaneità e quindi le scene della vita di Leo Bernardi, e invece per il colore per quanto riguarda il film nel film che Leo Bernardi ha appena terminato di girare. Quindi vediamo Fabrizio Bentivoglio nei panni del Giacomo Casanova cinematografico, le sue avventure sentimentali, il più grande donnaiolo, il più grande Don Giovanni di sempre, che però parallelamente al nostro regista anche lui è avanti con gli anni, anche lui comincia a sentire il peso di un passato importante, di un passato anche vincente, da grande uomo virile, che comincia però a cambiare nella sua quotidianità. Non è più giovane, non è più bello, sì, è Casanova, ha una certa reputazione, ma soprattutto le giovani ragazze non lo guardano più. Magari la sua fama gli permette di conquistare le sue coetanee, delle donne mature, ma come era in giovinezza lui preferirebbe conquistare le giovani donne belle che gli possano ricordare anche quella giovinezza che lui forse non ha più neanche dentro, non si sente più giovane dentro e non è più giovane neanche fuori. Quindi il passato che tormenta una condizione esistenziale estremamente complessa per Giacomo Casanova nel film del regista Leo Bernardi, il quale a sua volta sta vivendo una crisi esistenziale nella quale certamente l'età rappresenta un punto cardine, perché tra l'altro è ossessionato praticamente, o comunque sembra ossessionato, da una giovane ragazza interpretata da Sara Serraiocco, che anch'ella giovane sicuramente rappresenta un amore proibito, ma forse anche un amore eccessivamente perverso,
e quindi diciamo un personaggio che alimenta ancora di più questa sua condizione così complessa e questo suo rapporto difficile con l'età, col tempo che passa, il confronto anche con i più giovani, anche dal punto di vista professionale, lavorativo, artistico. Quindi a mio avviso assolutamente geniale, assolutamente funzionale e molto molto interessante la scelta di optare per il bianco e nero, per quella che noi crediamo essere la vita vera e quindi di fatto la quotidianità del regista, e invece il colore per quella che dovrebbe essere la vita finta e quindi la vita artistica, cinematografica, che si esaurisce all'interno del film, ma che forse in realtà è molto più vera di quanto si possa pensare. C'è una bellissima scena durante la conferenza stampa del film a Venezia, che potete trovare anche nel trailer, in cui Leo Bernardi cita Hitchcock e dice: per voi quello che ho fatto è soltanto un film, per me è tutta la vita. E credo che questa frase sia assolutamente la sintesi di questo film di Gabriele Salvatores, che vi consiglio di andare a vedere al cinema perché, come pochi altri film che escono all'interno di un'annata cinematografica, è uno di quei film che al cinema ha un determinato valore e a casa, sulla sedia, sulla poltrona, al computer, al telefono, ne ha tutt'altro. Quindi un film come Il ritorno di Casanova, visto sul piccolo schermo, non ha assolutamente la stessa potenza artistica che ha sul grande schermo. Io tra l'altro ho avuto la possibilità di vederlo in un cineteatro, ancora più bello, sala enorme, bellissima, in un cinema al quale voglio fare pubblicità. Il Cineteatro Massimo di Pescara. Io sono di Chieti, quindi non ho tutta questa simpatia per Pescara, ma sicuramente da quel punto di vista è di un altro livello rispetto alla mia amata città, che il cinema a malapena ce l'ha. Fantastico, davvero un cinema meraviglioso. Io ho avuto la possibilità di vedere il film in questo cineteatro, quindi sicuramente è stato ancora più bello rispetto a come sarebbe stato un banalissimo e semplicissimo cinema normale, diciamo così. Quest'ultimo film di Gabriele Salvatores mi ha assolutamente conquistato. L'ho trovato un grande film, un film molto complesso, molto criptico, intenso, profondo, con delle evidenti sfumature felliniane, perché è evidente l'omaggio o comunque il riferimento ad Otto e mezzo di Federico Fellini, fosse anche soltanto per le atmosfere, per il tema trattato, un regista in crisi che deve fare i conti con la propria vita e con il proprio lavoro, anche con la propria fama, perché comunque si tratta di un regista estremamente famoso ed apprezzato, ma in generale credo che sia un film nella sua maturità, nella sua consapevolezza, anche nella sua complessità, che un grande regista come Gabriele Salvatores avrebbe potuto fare soltanto adesso. Quindi arriva in un momento evidentemente importante della sua carriera, un regista ormai ultra settantenne con una carriera pazzesca alle spalle tra cinema e teatro, premio Oscar, che arriva a fare un film assolutamente non scontato, un film secondo me assolutamente centrale, importantissimo all'interno della sua filmografia, un film sicuramente anche complesso da comprendere, che meriterebbe una seconda, una terza, una quarta visione. Sicuramente lo rivedrò quando sarà disponibile in home video e lo acquisterò sicuramente per poterlo analizzare e valutare anche sotto un'altra ottica. Vederlo soltanto una volta ti dà la possibilità di valutarlo, di farti un'idea, ma non di comprendere approfonditamente quella che è tutta l'essenza della storia raccontata, del film stesso, del film nel film, in questa dedica meravigliosa metacinematografica alla settima arte, con questa narrazione molto molto interessante, parallela sì tra il film che sta girando il regista e la sua vita, ma da comprendere in ogni inquadratura, in ogni dinamica, in ogni situazione, l'importanza delle donne nella sua vita e nella sua produzione cinematografica. Insomma, è veramente un film importante e difficile che ho potuto apprezzare sul grande schermo, ma che dovrò rivedere per poter comprendere approfonditamente, come tutti i grandi film criptici, come tutti i grandi film complessi, un po' onirici, con queste atmosfere appunto felliniane. E se vi cito Fellini è chiaro che non vi possa parlare di un film semplice, di un film d'impatto, ma l'impatto è stato emotivo, perché quando ti ritrovi sul grande schermo di fronte ad un'opera così importante, così grande, che omaggia a sua volta il cinema, è chiaro che poi puoi soltanto emozionarti se ami questo meraviglioso mondo che è quello cinematografico, e ringraziare Gabriele Salvatores per averci permesso di partecipare, seppur soltanto da spettatori, a questo suo grandissimo viaggio che si chiama Il ritorno di Casanova. Andate in sala a vedere questo grande film al quale io do un 8 su 10 dopo questa prima valutazione, sicuramente non completa, ma faccio quel che posso per quelle che sono state le mie impressioni, le mie emozioni, le mie sensazioni. Montaggio molto importante, grandissima regia,
tutto il cast assolutamente ottimo, con un Tony Servillo straordinario nei panni di questo regista così tormentato. Molto importante il contributo di Fabrizio Bentivoglio nei panni dell'attore che interpreta Casanova nel film di Bernardi. Buono tutto il cast di contorno. Forse Ale e Franz li ho trovati un po' forzati, perché c'è Franz che fa una sorta di cameo anche molto divertente all'inizio film, e Ale che interpreta un piccolo ruolo nel film che Leo Bernardi sta girando, quindi una partecipazione un po' particolare di Ale e Franz, che erano stati bravissimi, a mio modo di vedere, in Comedians, sempre di Salvatores. Bravissima Sara Serraiocco, che ormai convince e quindi soltanto una riconferma film dopo film. Antonio Catania, Marco Bonadei, insomma un cast importante a supporto di uno straordinario Tony Servillo, che ovviamente è il punto centrale di questo grande film di Gabriele Salvatores. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lo trovate in sala dal 30 marzo, il mio consiglio è quello di non perdervelo assolutamente. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!